appunto in Ucraina. Dove sei esattamente? Ho letto delle tue cronache da Zaporizhia, dove ci sarebbero stati dei movimenti di bombardamenti in prossimità delle centrali nucleari, che è ovviamente un tema che ci preoccupa molto. Un Sì, altro tema buongiorno. che ci preoccupa. Sì, buongiorno. Sì, io mi trovo appunto a Zaporizhia, dove negli ultimi tempi si è bombardato parecchio, qui il fronte a circa 30-35 chilometri, e stamattina e questa notte, la notte appena trascorsa, ci sono stati dei tiri di missili, prima contro degli impianti industriali, qui c'è tutta un'area industriale molto importante verso nord, verso Dnipro. E sarebbero state colpite delle fabbriche delle acciaierie, delle fabbriche di metalli che dovrebbero essere coinvolti nella costruzione delle armi. E poi durante la giornata è stata colpita anche la zona, qui c'è la stampa ucraina che dice la centrale, qui c'è la più grande, qui a 45 km, c'è la più grande centrale nucleare d'Europa, molto più grande di quella di Chernobyl. E si ricordate? Era stata attaccata dai russi per conquistarla e gli ucraini, in modo anche molto maturo, l'avevano abbandonata proprio per evitare che ci fossero gli incidenti. Tra l'altro, i russi, in quel caso, più che una Chernobyl, dove, come voi sapete, dopo l'incidente dell'86 il reattore nucleare è stato spento, quindi c'è un pericolo minore, invece lì è molto attivo e quindi hanno sparato, tra l'altro, contro il reattore nucleare, quindi creando il panico, anche in Europa c'è stato un attimo di grande paura che ci fossero delle fughe di materiale radioattivo, cosa che per fortuna non è avvenuta. Io ho l'impressione che veramente, siccome non ci possiamo andare, dobbiamo un attimino vedere le cose con distanza e capire quello che succede. La stampa ucraina è molto dura, dice che hanno sparato sulla centrale. A me suona molto strano questo, non lo so e quindi dobbiamo ancora verificarlo. Perché la centrale, come ho detto, da un mese è in mano ai russi e tutto attorno ci sono truppe russe. Sembrerebbe stupido farsi male da soli, no? Bombardarsi, Quindi, certo. esatto. Quindi io ho l'impressione che i missili siano nel contesto di un tentativo di allargamento delle zone occupate dai russi. Non dimentichiamo che qui sotto c'è da una parte Mariupol, dove si sta ancora combattendo ed è veramente a merito degli ucraini che ancora adesso, nonostante tutto, non siano i russi ancora riusciti a Sono prendere. ancora lì. Non ci riescono, Sì, non no, ci dico i riescono. combattenti di Azov, cioè sono ancora Sono lì. ancora lì, sono ancora lì e Perché stanno poi ancora combattendo. ci dimentichiamo i fronti perché se ne aggiungono altri, no? Io stamattina proprio mi chiedevo, ma Mariupol l'hanno presa oppure no? Non l'hanno presa. No, non l'hanno presa. Zaporizhia mi sembra di La capire, va un po'. novità, La novità sì. direi solo su Mariupol, la novità è che sembrava, o almeno la propaganda da Kiev, lo stesso Zelensky sembrava quasi inferire che ci fosse un preparativo, un blitz per liberare, per rompere l'assedio, per catturare Mariupol. In realtà non ci riescono e quindi se noi leggiamo gli appelli anche sono arrivati da alcuni comandanti dell'Azov, sono quelli di cercare di fare uscire prima di tutto i civili, non sappiamo quanti siano, un migliaio, 500, 600 e poi chi sono questi civili, cioè come mai all'interno di questi tunnel, di queste gallerie, ci sono ancora civili. Apparentemente, queste sono cose che mi raccontano i profughi, perché qui uno dei vantaggi di stare a Zaporizhia è che noi parliamo con la gente che esce da Mariupol, che arrivano qua, e non è soggetta alla propaganda russa, quindi sono più liberi, più liberi di poter dirci. E io, tra Esatto. l'altro, posso anche dirvi che io trovo addirittura sono talmente liberi, a differenza di quello che succede nella parte russa dove non c'è sta stampa libera, ripeto, i giornalisti sono embedded, anche i giornalisti occidentali sono embedded, devono seguire le regole russe e se sgarrano vengono mandati via, perché così capita con le dittature, come succedeva con Saddam Hussein, come succede sempre in questo tipo di regime. E qui addirittura io trovo delle persone che non sono particolarmente antiruspe, anzi dicono, per esempio, ieri una signora mi diceva, ma noi abbiamo trovato dei soldati russi che ci hanno dato le loro razioni alimentari, ci hanno aiutato. Allora, questo è Quindi molto interessante e importante, grazie Lorenzo, anche perché quando invece ci raccontate voi giornalisti sul campo delle fosse comuni a Bucha, perché le avete viste e non sono minabili, quindi insomma sapete, lo dico per rassicurare chi ci segue,
i colleghi sul campo sanno distinguere una notizia da una, dalla propaganda. Grazie Lorenzo Cremonesi, abbiamo visto le immagini anche di Zaporizhia bombardata.